bellissimo. Ecco, vedete? Quando si comincia a invecchiare, si ama sempre di più, si amano sempre di più gli animali. Signor Disney, vedendo adesso di questi animali qui al giardino zoologico, pensavamo che lei ha vissuto la prima infanzia in mezzo agli animali, in mezzo a una fattoria. Forse questo ha avuto influenza su di lei. Ma che differenza tra gli animali di Walt Disney che parlano e gli animali di La Fontaine, di Esopo e di Andersen? Well, actually, you see, we're carrying noi seguiamo oggi il metodo di La Fontaine. Gli animali della Fontaine parlano come animali, sono animali. Nei secoli passati invece usavano gli animali per prendere in caricatura gli uomini, per caratterizzare le varie sfumature della tipologia umana. Per Christian Andersen il discorso cambia. Christian Andersen usa nelle sue storie molti animali, eppure, secondo me, non è un favolista. Andersen è soltanto un narratore. Signor Disney, passeggiando adesso in questo giardino zoologico, pensavo a quel grande giardino che lei ha fatto in California, cioè a Disneyland. Cos'è esattamente? Non lo sappiamo che cos'è, ma non sappiamo com'è nata, qual è stata l'idea di questo grande parco. Disneyland non fu creata solamente per i bambini e neanche solamente per i grandi, fu fatta per divertire tutti. E devo dire che fu veramente un successo, perché gente da ogni parte del mondo continua a venire a visitare Disneyland e ogni anno noi abbiamo 5 milioni di visitatori. Negli ultimi 7 anni, infatti, ne abbiamo contati più di 30 milioni. E si tenga presente che Disneyland non è un Luna Park, è una mostra che cambia ogni anno di continuo, in continua fase di aggiornamento. E in questa mostra vengono esposti i segni del progresso umano, senza che però ne venga a perdere il fascino della natura, dell'avventura, della favola. E mi piace di metterci anche dentro tutte quelle cose che ho visto e conosciuto durante la lavorazione dei miei film, o anche durante i viaggi, come anche forse durante questo viaggio in Italia. Signor Disney, ma come è nato Mickey Mouse? Is born Mickey Mouse? Can you... kind of hard to say. Posso dire che Topolino fu il frutto di un affinamento di tutte le fatiche e di tutti i lavori nei quali mi ero cimentato prima. E Topolino venne fuori in questo modo dalla necessità, insomma, fu il bisogno, il padre di Topolino. The mother of the mouse. Lei ha fatto la voce di Mickey. Oh, yeah, che yeah, avete voi? Topolino. Yes, Topolino. Yeah. Volete voi? Wow. Okay. You? Yeah. Ha fatto Walt Disney la voce di Mickey Mouse. Com'è questa voce? Can you do this? Oh, it's kind of silly without the mouse. Yes. You know, because it's nothing but... Oh, it's a high falsetto you talk of, little. You know, silly.